È una sorta di tour quello di Anci Nazionale, oggi tocca al Torino e al Piemonte. Sì, abbiamo promosso come Anci Nazionale insieme alle singole Anci regionali ad IFEL un ciclo di incontri un po' in tutte le regioni, le città principali per presentare quella che è a nostro avviso una legge di stabilità che finalmente segna un cambiamento di rotta importante per il sistema dei comuni e delle città in questo paese. Soltanto alcuni degli aspetti principali e dei passaggi più importanti. Finalmente non ci saranno tagli per i comuni, per le città metropolitane, non era un successo scontato, non lo è mai stato, veniamo da anni ovviamente di tagli e di contenimento della finanza pubblica in generale e quindi per l'ANCI è una conquista importante. Parallelamente ad un altro cavallo di battaglia su cui ovviamente i sindaci sono stati sempre impegnati, un superamento definitivo delle regole del patto di stabilità, per cui speriamo che sia un anno di rilancio degli investimenti, della crescita dei territori. Noi siamo impegnati su questo, ovviamente anche accompagnando questo processo di ripresa degli investimenti locali con fondi sui settori più delicati, più strategici per il sistema dei comuni, come l'edilizia scolastica, ci sono i 500 milioni per le periferie, una legge di stabilità finalmente con un segno positivo e che speriamo anche con questi incontri di spiegare. Direi che l'afflusso di persone, sono oltre 220 fra amministratori e tecnici che partecipano oggi, dà il senso dell'importanza di questo incontro e della necessità di chiarirci un po' le idee. È sempre complicato chiudere i bilanci dei nostri comuni a fronte delle novità che sono introdotte nelle leggi, ma oggi mi pare che i nostri interlocutori ci abbiano dato un po' di suggerimenti, un po' di chiarimenti, un po' di interpretazioni che ci danno qualche strumento in più e qualche serenità in più per procedere all'approvazione dei bilanci entro i termini previsti, che oggi sono il termine di marzo, poi magari ci potrà essere un po' di slittamento, ma insomma questo è il termine. Siamo amministratori, siamo persone concrete e vogliamo fare in modo che questi strumenti, che sono il bilancio, che sono le regole, che sono la burocrazia, ci consentano di lavorare e portare a casa i risultati.